una legge urbanistica a cui bisogna dire sì o no? Sicuramente non sì, perché una legge ancora risente di una pianificazione eccessiva, è una legge che in parte è anche un regolamento urbanistico che va sopra i comuni. Abbiamo comunque lavorato, e poi dipende anche dall'esito del dibattito del Consiglio come voteremo, perché alcune situazioni venissero eliminate. Mettere in sicurezza l'attività agricola e quindi la libertà di impresa tramite, diciamo, gli interventi urbanistici è stato fatto. Abbiamo reso meno dirompente il ruolo della conferenza di copianificazione. Abbiamo sostanzialmente anche inserito le norme urbanistiche a tutela del piccolo commercio e contro un'espansione indiscriminata che ne deriva anche dallo sblocco Italia della grande distribuzione. Questi sono elementi a favore importanti. Nel complesso rimane una legge che non recepisce del tutto lo sblocco Italia e che dà un ruolo troppo centralista di programmazione alla regione su un terreno, quello della programmazione dell'intervento in territorio tipico dell'autonomia comunale. Si punta però anche al contrasto del consumo del suolo, mentre si vuole valorizzare il patrimonio paesaggistico e territoriale della Toscana. Si arriverà a cogliere nel segno da questo punto di vista? Ma se la valorizzazione del paesaggio è quella prevista nel PIT, siamo alla follia, o quantomeno una visione di un territorio da mummificare, non da tutelare. Quindi nel corso della discussione abbiamo presentato alcuni emendamenti volti a togliere questa possibilità. Nessuno dice che il suolo debba essere in maniera indiscriminata consumato, ma nemmeno come in questa legge, ma specialmente nel PIT, il suolo debba essere considerato intoccabile, perché è un elemento allo sviluppo, ricordo una su tutti, l'attività edilizia è sostanzialmente bloccata e con questa normativa rischia di rimanere bloccata ancora.